Ma il primo passo che veniva indicato dal vice sindaco, cioè il muoversi subito, è la presentazione oggi, ma una presentazione operativa, quella che facciamo oggi, in quanto la rete dell'assessorato, che in modo particolare in questi anni ha già seguito il discorso sul lato dell'imprenditorialità giovanile, in modo particolare tenendo conto anche della situazione anche economica e i dati sulla disoccupazione giovanile, in cui si arrivano a percentuali stratosferiche del 30-35%, e che quindi è una risposta ulteriore che si vuol dare a una richiesta che proviene dalle generazioni giovani, dai nativi digitali, quelli che chiamiamo noi, che sono quelli che ormai parlano e discutono solo e in modo particolare sul piano digitale. Che cosa succede? Che avendo approvato questo percorso di natura politica, ma è adesso sul piano operativo, noi siamo in grado di fornire ai giovani bresciani, ai giovani imprenditori bresciani, quindi di dare la possibilità ai loro talenti di esprimersi e di proporsi e di costruirsi. Noi costituiamo un agorà di tipo talentuale che viene fatto a livello cittadino, in cui diamo la possibilità ai giovani fino ai 31 anni di misurarsi, e in più non gli diamo soltanto l'input e il tavolo, gli diamo anche la possibilità di assisterli, di fare un tutoraggio nel loro percorso, cioè dare la possibilità di misurare attraverso la nostra esperienza tutto quello, dando la formazione, la preparazione e dando anche quel bollino smart che sarà quello necessario o sicuramente che evidenzierà la bontà del progetto che viene presentato, perché sarà stato analizzato anche dal Comune.